Dal Vangelo secondo Matteo. In quei giorni, dopo che ebbe saziato la folla, Gesù ordinò ai discepoli di salire sulla barca e di precederlo sull'altra sponda, mentre egli avrebbe congedato la folla. Congedata la folla, salì sul monte, solo, a pregare. Venuta la sera, egli se ne stava ancora solo lassù. La barca intanto distava già qualche miglio da terra ed era agitata dalle onde a causa del vento contrario. Verso la fine della notte, egli venne verso di loro camminando sul mare. I discepoli, nel vederlo camminare sul mare, furono turbati e dissero: «È un fantasma!» E si misero a gridare dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro: «Coraggio, sono io! Non abbiate paura». Pietro gli disse: «Signore, se sei tu, comanda che io venga da te sulle acque». Ed egli disse: «Vieni». Pietro, scendendo dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma per la violenza del vento si impaurì e, cominciando ad affondare, gridò: «Signore, salvami!». E subito Gesù stese la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?». Appena saliti sulla barca, il vento cessò. Quelli che erano sulla barca gli si prostrarono davanti esclamando: «Tu sei veramente il figlio di Dio». Compiuta la traversata, approdarono a Genesaret e la gente del luogo, riconosciuto Gesù, diffuse la notizia in tutta la regione. Gli portarono tutti i malati e lo pregavano di poter toccare almeno l'orlo del suo mantello, e quanti lo toccavano guarivano. Cari amici, buonasera. Benvenuti nel santuario della Madonna di Montallegro per ascoltare la parola del Signore. Quello che abbiamo ascoltato nel Santo Vangelo tante volte succede anche a noi, in una forma assolutamente identica. Fatichiamo a stare a galla e ci sembra che Gesù sia lontano, stiamo naufragando, stiamo affondando e Lui è così distante. E se c'è, è così lontano come se fosse un fantasma. C'è qualcosa di buffo in tutto questo. Vedete, noi non sentiamo la mancanza di Dio quando non ci interessa nulla avere a che fare con Lui, ma sentiamo un dolore lancinante come una fitta al cuore quando invece lo incontriamo. E per qualche motivo ci sembra distante, ci sembra lontano, come uno sposo che anela alla sposa. Eppure Gesù, così distante, proprio nel momento in cui lo vorremmo così vicino, eppure Gesù ci raggiunge proprio in mezzo alla tempesta. Non prima, non dopo, in mezzo alla tempesta, quando ci sembra di affondare, è lì che ci raggiunge. E come Pietro sentiamo anche noi l'esigenza di compiere un grande gesto, di osare sfidare le onde e, come lui, per un attimo appena, con il coraggio in mano, facciamo un miracolo, camminiamo addirittura sulle acque. Pochi passi, poi affondiamo e chiediamo aiuto. Non temere quando ti sembra di poter camminare nelle acque, perché il Signore ti concede la grazia di credere che tutto dipenda da te. Ma non temere neppure quando sperimenti che stai affondando, perché il Signore in quel momento ti fa capire che tutto dipende da Lui. Poi ti rimproveri: «Non ho avuto fede, sono un uomo di poca fede, ho avuto delle mancanze, la mia fede vacilla,
Non temere, il dubbio è sempre amico della fede. Gli apostoli hanno creduto perché prima hanno dubitato. E se hanno faticato gli apostoli a credere, perché non dovresti faticare anche te? Cammina un po' sulle acque, ma quando stai affondando, pensa, c'è il Signore e ti sta dicendo: affidati a me. Buonasera, arrivederci.